Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vi faccio vedere la mia makeup collection. Circa un mese fa ho fatto anch'io questo video, quindi se volete vederlo cliccate sulla i, o se no guardate questo video e poi alla fine vi comparirà la mia makeup collection e quindi potete cliccare anche su quel video. E in questo video Cami vi farà vedere come ha organizzato la sua postazione makeup. E niente, vi lasciamo subito al video. Ok, allora questa è la mia postazione makeup, ci tengo tutti i miei trucchi e i trucchi li tengo in questi tre contenitori qua sopra e poi in questi due cassetti. Per prima cosa partiamo dallo specchio, visto che a volte me lo chiedete. Lo specchio non è compreso insieme alle luci, ma lo specchio è dell'IKEA, mentre le luci le ho prese su Shein e le ho messe dopo, le ho applicate dopo. Qua nella i vi lascio il video di quando ho fatto tutto lo specchio. Prima queste luci facevano più luce, infatti ora fanno pochissima luce, infatti penso che le devo cambiare perché purtroppo vanno con le pile, non vanno con la presa. Se andavano con la presa la luce sarebbe stata più potente, invece con le pile si scaricano subito e quindi devo cambiare proprio le luci e vorrei prenderle con la presa. Partiamo da qua. Qua c'è il primo contenitore dove ci sono varie cose. Allora, vi faccio vedere piano piano tutto quello che c'è. Allora, qua ci sono dei profumi, questo qua Guess e questo qua di Victoria's Secret. Poi questo è un prodotto per capelli, è l'olio per i capelli. Poi c'è questo spray con i brillantini di Mia. Poi qua abbiamo un rossetto rosso, mascara di Too Faced, molto bello. E questo è quello mini, se no c'è anche in versione grande. Poi qua ci sono due rossetti, il fondotinta. Qua c'è il pennello per il bronzer e qua ci sono tutti i pennelli. Questo contenitore è il più bellino secondo me. E poi vabbè, qua ci sono i burro cacao. Passiamo al secondo contenitore. Questo è un contenitore con tre canterine. E nella prima canterina c'è la cipria di L'Oreal e il blush, mentre questo sarebbe un rossetto molto bellino, come è fatto nella confezione. Questo è il rossetto. E poi vabbè, questa è la scatolina, non c'è niente dentro. Poi nel secondo cassettino ci sono varie cose, ci sono i mascara, questo mascara L'Oreal, poi c'è questo mascara di Pupa, poi c'è questo che sarebbe il primer per le ciglia, per farle ancora più lunghe, è un mascara bianco che va messo prima del mascara. Questi due sono due eyeliner. E poi ci sono due matite, una di Pupa, sono tutte e due nere. Mentre questo non so di che cos'è. Mentre nella terza cantera ci sono due mascara di Debby. E poi c'è questa palette di Essence che è per le labbra. Poi ci sono questi brillantini che erano in omaggio con le lenti a contatto colorate che ho preso. In quest'altro contenitore invece ci sono qua tutti i campioncini o tutte le creme per il viso, corpo o per i capelli. Allora qua c'è questo campioncino di Chanel numero 5. Poi ci sono tutte queste creme che vabbè non ve le faccio vedere per il viso, corpo, mani. Mentre di qua c'è qua una palette. Beh, questo cassetto è un po' vuoto, vabbè. C'è questa palette di Huda, aperta è così, molto bellina. Il colore che uso di più è questo, marroncino chiaro. E poi qua c'è il bronzer. E niente, questo è un bronzer molto bello perché ha anche dei piccoli brillantini, manco si notano, però vabbè. Fa leggermente più scura la pelle ed è di Kiko. Poi qua invece c'è lo specchio con la luce, anche questo va con le pile, si accende, scarica ovviamente, perché tutto ciò che va con le pile alla fine si scarica subito. Poi qua c'è questo contenitore per i dischetti e qua c'è lo struccante, mentre di qua ci sono due pochette che contengono gli smalti, sono smalti semplici, non in gel, infatti io ormai non li uso più perché faccio sempre le unghie in gel. Ah, qua c'è anche una trousse di Pupa. Qua ci sono degli smalti e poi c'è questa pochette dove anche qua ci sono gli smalti. Di varie marche, sono alcuni di Wyton, alcuni di Kiko. Poi
qua sopra ci tengo il computer. E adesso passiamo ai cassetti. Allora, questo è il cassetto principale con tutti i trucchi, mentre nell'altro cassetto ci sono anche molte cose per fare le unghie in gel. Allora, passiamo a questo cassetto. Ok, questi sono i trucchi che ci sono dentro. E via, iniziamo. Allora, partiamo da qua. Questo è uno struccante per i trucchi waterproof. Queste sono tutte le spugnettine, sono le beauty blender. Qua c'è un fondotinta di Florence. Poi c'è questo rossetto rosso e il piegaciglia. Questa è una borsettina che era in omaggio con il mascara L'Oreal. Poi qua ci sono gli eyeliner e i rossetti o gloss. Allora, faccio vedere. Questo è l'ultimo trucco che ho preso, questo gloss con i brillantini rosso, molto bello. Poi c'è questo rossetto di Pupa, che è matte. Poi c'è questo rossetto rosso Debbie. Questo è un eyeliner blu, vabbè, lo uso raramente, però. Questo è un altro eyeliner, solo che è finito, quasi finito. Questo rossetto Kiko. Poi questo serve per fare le ciglia, per tipo tagliare le ciglia. Qua c'è una riserva del piegaciglia. E poi vabbè, ci sono le pinzette e due matite. Una rossa per fare il contorno delle labbra quando metto il rossetto rosso. E una, penso, nera. Poi qua accanto ci sono le creme. Allora, ho due creme di Pink che ho preso da Victoria's Secret. Questa. E poi ho questa qua. Poi questo è un lip balm che mi hanno regalato, insieme a questa crema mani. Poi questi sono i tre luci da labbra di Too Faced, che sono quei luci da labbra che hanno un po' di peperoncino dentro per ingrandire le labbra, tipo, ovviamente non è che pizzica sempre, lì per lì pizzica per ingrandire le labbra, poi l'effetto del pizzicore svanisce e le labbra rimangono più grandi. E ne ho tre tipi, questo è il più semplice. Poi questo qua è un po' rosato con brillantini e questo invece è trasparente ma con i brillantini. Poi qua ho tutti i cotton fioc per sistemare il trucco quando sbaglio e qua ho altre creme. Sono tutte quattro creme delle mani. In realtà questa una era di Mati, però vabbè, lei non le usava, l'ho messa io qua. Questa era la mia e questa era di Mati, però vabbè. E queste invece sono delle creme sempre per il viso e le mani. Sono creme Nivea. Questa è la crema per la notte, per tipo la sera, mentre questa è la crema giorno. E poi qua ho le lenti a contatto colorate, azzurre e mi sembra rosse, che avevo per Halloween, non mi ricordo. E sono le lenti annuali di TTDI. E poi questi invece sono i contenitori ancora impacchettati, non li ho ancora aperti. Poi qua ho un altro struccante così, proprio quasi finito. E poi questo struccante mini, tipo portatile da viaggio. Poi questo è un mini sapone, sempre da viaggio, e salviettine struccanti. Ah, qua c'è un fazzoletto. Questo invece era il contenitore dei pennelli. E niente, i pennelli l'ho tolti, l'ho messi lì, perché stanno meglio in vista. E così mi è anche più utile quando mi trucco. E questo era il contenitore. E qua ci stanno tutti i pennelli, quelli neri. Qua c'è questo illuminante di Mia Makeup, è un illuminante liquido, è molto bello ed è rosato, non è bianco. E poi qua c'è questa sacchettina dove c'erano dentro il lip balm e la crema mani, che vabbè, la servo qua. Ok, ho finito quasi. Qua c'è questa palette di Deborah che ho da un po'. E questo era il contenitore di questi qui, solo che mi dispiace buttarlo via. Prima addirittura le tenevo proprio dentro il contenitore, solo che ogni volta togliere e mettere, quindi ho tenuto il contenitore qua e i trucchi così in vista. Poi questa è la crema mani, un'altra crema mani. Ah, e poi non ho fatto vedere questo qua, che è sempre un sapone. Questo cassetto l'ho finito, passiamo al secondo. In questo ci sono molte più cose delle unghie. Ok, allora, ho fatto da poco le unghie. Queste sono le unghie che ho fatto. Il colore è questo qua, insieme a questo qua che ha i brillantini. Allora, questi sono tutti i prodotti delle unghie. Questi sono tutti i colori rosso, nude, rosa fluo, rosa più chiaro, brillantini rosa e rosa questo qua.
tutte le sfumature di rosa. Poi c'è il primer, l'extra brillanti, che sono sempre tutti i prodotti che devo mettere sulle unghie in gel mentre le faccio. Questi sono due gel, questo è trasparente e questo invece è un gel rosato che ho usato per queste unghie. Questa è la colla per attaccare le tip, che sono queste qua. Le unghie le faccio con le tip e non con la cartina. Quindi come base delle mie unghie ci sono queste unghie finte che poi vengono ricoperte con tutto il gel. Poi c'è questo contenitore. Poi qua dentro c'è un pettina ciglia che sarebbe come tipo un mascara. Soltanto che è semplice, è soltanto il pettina ciglia senza mascara per pettinarle. Visto che noi abbiamo fatto la laminazione alle ciglia. E questa si trovava nel kit che abbiamo preso su Amazon per fare la laminazione alle ciglia. E dentro ci sono dei pettinini per le ciglia come questi. Allora, provo a spiegare che cos'è la laminazione delle ciglia per chi non lo sa. Allora, dopo il trattamento praticamente le ciglia rimangono su come se avessi fatto il piegaciglia o come se avessi un po' di mascara. E quindi queste sono le mie ciglia struccate. E niente, è molto comodo per quando adesso c'è anche l'estate, quindi sembriamo truccate, ma in realtà sono struccate. E adesso si vede anche un po' meno perché è già un po' che ho fatto questo trattamento e quindi niente, all'inizio si vede ancora di più. Continuiamo. Questo invece sarebbe la tinta per fare le sopracciglia più scure, solo che noi non l'abbiamo usata per le sopracciglia ma per le ciglia, appunto sempre insieme a questo trattamento delle ciglia. Ho messo anche questa che sarebbe la tinta per farle più scure. Solo che non so se ha funzionato molto perché vabbè, le nostre ciglia erano comunque scure. Accanto ci sono le ciglia finte e la colla per le ciglia finte. E qua ci sono tre fondotinta, c'è questo qua Wycon, un po' più scuro per l'estate, uguale questo è più scuro, invece è di Kiko. E poi questo qua è super chiaro per l'inverno e è sempre di Kiko. Poi qua c'è questa crema per il corpo e questo sapone. Poi questa è una palette di Kiko. Qua ci sono diversi limaunghie, tipo questo è più potente, serve per tipo limare le tip che sono molto dure. E poi qui ci sono altri due limaunghie più piccoli, mentre questo è quello meno forte. Poi c'è questa palette. È un po' distrutta. Ok, qua invece ci sono le tip, il taglia tip. Qua dietro ci sono i bastoncini per togliere le cuticole e questo pennellino per mettere il gel. Poi qua c'è questa sacchettina dove dentro ci sono questi due specchietti. Poi qua c'è il buffer per tipo grattare le unghie, questo è un gel. Poi questo è il rimuovi gel, mentre questi sono lo sgrassatori. Poi questo è un sapone per il corpo che ho da un po' di tempo e questa è una trousse di Deborah. Ok, anche questo cassetto ho finito. Accanto alla postazione medica per fare più luce tengo questa luce, la tengo sempre qua sopra. E niente, per fare un po' più di luce, visto che queste lampadine non funzionano più praticamente. Ah, e vi volevo dire di dirmi nei commenti se vi interessa un video dedicato alle unghie. Tipo come ho fatto queste unghie, vabbè, di altri colori, tipo adesso ho intenzione di comprare dei colori più fluo, diversi dal rosa, più per l'estate. E quindi niente, ditemelo nei commenti. E poi qua di solito, vabbè, c'è la sedia, però per adesso ho messo questo panchettino. E niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche del nostro canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!